Ciao a tutti e bentornati, oggi faremo insieme un secondo piatto veloce e gustoso. Merluzzo in crema di limone. Per la preparazione di questo piatto per 4 persone abbiamo bisogno di 900 g di merluzzo, 100 g di farina all'interno della quale io ho già messo del prezzemolo in polvere e del pepe per aromatizzarlo, un ciuffetto di prezzemolo fresco, il succo di 2 limoni, mezzo bicchiere di vino bianco per la sfumatura, olio e sale. Io farò la versione piccante, aggiungo mezzo peperoncino, ma ovviamente è facoltativo. Andiamo con la preparazione. Sigla! Iniziamo con l'impanare molto bene il merluzzo nella nostra farina aromatizzata. Ovviamente facciamo sempre cadere l'eccesso. Mi raccomando, fate in maniera tale che il merluzzo sia ben impanato con la nostra farina. Ripasso questa e andiamo a cucinare. In una padella abbastanza capiente mettiamo circa un cucchiaio di olio d'oliva, non lo facciamo scaldare tanto e a fuoco medio e basso già uniamo il merluzzo. Lo facciamo andare circa 2-3 minuti e poi lo giriamo. Mi raccomando il fuoco che sia basso, sennò si brucia. Passati circa un paio di minuti è arrivato il momento di girarlo, operazioni delicate perché sapete che sennò si sfalda, sempre poco medio basso, giriamo il nostro merluzzo e cominciamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Per primo io metto il peperoncino. Il vino per la sfumatura e il succo dei limoni che io ho spremuto a parte così evito che mi cadano dentro i semi, non tengo solo una metà da parte senza semi e lascerò all'interno della pentola, della padella, così prende ancora di più il gusto. Lo lasciamo andare un altro paio di minutini. Vi ricordo solo che il prodotto non si deve assolutamente asciugare troppo. Se vedete che vi manca un po' di liquido potete aggiungere o un bicchiere di acqua calda o un bicchiere di brodo di pesce fatto a parte. Comunque l'importante è che non si asciughi troppo. Aggiungiamo il prezzemolo e lo lasciamo andare. Andiamo a salare leggermente, lo lasciamo ancora un minutino e poi giriamo il merluzzo. Dopo solo 5 minuti di cottura siamo pronti per impiattare. Fatto! Mi raccomando, lasciatemi un commento, io vi auguro buon appetito, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!